una bella storia a te. Parla di quattro amici moschettieri del re. Stai molto attento, segui la musica, non perdere tempo, balla insieme con noi. Di avventure ne affronte tante, ma non le racconteremo tutte quante, ma parleremo della loro amicizia, perché ha fatto molto forte, ascolta com'è. Tutti per uno è la nostra forza, perché non si vince mai. Un Grest particolare all'interno della diocesi di Concordia Pordenone, un Grest interparrocchiale che riunisce oltre un centinaio di ragazzi di quattro parrocchie del Pordenonese: San Giorgio, San Marco, Beato Dorico e San Francesco. Allora, il filo conduttore un po' che ci guida è la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie. È una storia così, una fiaba, insomma, un po' particolare, dalla quale però abbiamo potuto prendere un po' di spunti ogni giorno per cogliere appunto un tema particolare della giornata. E ogni giorno gli animatori propongono una piccola scenetta con un brano, una parte della storia di Alice. E da quella appunto un po' prendiamo spunto per trattare un piccolo tema. Non so, per esempio, oggi il momento della storia era l'incontro tra Alice, no, e il cappellaio matto, no? Nella sua casa lui è un tipo un po' strano, un po' questo orologio che segna i giorni, non segna le ore, e quindi abbiamo un po' cercato di far capire anche ai ragazzi l'importanza del tempo, no? Anche di sfruttare bene il proprio tempo. E ovviamente tutto questo partendo da quelli che sono gli insegnamenti di Gesù. Quindi appunto, per fare un esempio, sempre con oggi, ho richiamato loro la parabola dei talenti, in cui appunto Gesù ci dice che nel tempo che abbiamo a disposizione dobbiamo sfruttare i talenti che lui ci ha dato, insomma, non nasconderli e sprecare il tempo in altre cose, insomma, meno importanti. Ogni mattina una preghiera, esattamente, sempre collegato ovviamente al tema. In quella di oggi noi chiedevamo appunto al Signore che ci aiuti a sfruttare bene, no, il tempo che abbiamo. Come vengono preparati gli animatori? Abbiamo fatto un percorso di formazione e ho chiamato un giovane di nome Daniele, che è animatore di Azione Cattolica ormai da tanti anni, e appunto nelle settimane passate, prima di cominciare a preparare effettivamente il Grest, abbiamo fatto questo percorso, questi tre incontri di formazione, proprio su cosa significa essere educatori, no? Anche un po' vedendo quali erano le aspettative anche degli animatori stessi, e poi appunto con un po' di spunti su alcune tecniche di animazione, su come fare i bans, i balletti, come fare i giochi, in che modo anche rapportarsi con i ragazzi, insomma tutte queste cose che poi loro stanno mettendo in pratica in questi giorni. Di queste storie ce ne sono tante, ma ce n'è una è la più importante. Parla di 12 chiamati apostoli, più il loro mister che si chiama Gesù. Uno piange, tengono tutti, se ride uno ridono tutti. Tutto che Gesù insegna loro, affinché la loro squadra sia più forte che mai. Tutti per uno è la nostra forza, perché... E alla mattina li accogliamo, facciamo un grande cerchio, e li accogliamo con un balletto, che c'è il balletto diciamo caratteristico del Grest, oppure comunque altri bans e giochi. E dopo raccontiamo la storia del Grest, che è il tema che lo caratterizza, e poi c'è il momento di preghiera e iniziano i giochi. E giocano mezza mattinata, poi facciamo una pausa di merenda e poi laboratori. Infine li salutiamo sempre con qualche bans o giochi, insomma. Perché la scelta di fare da animatrice? Mi piace tantissimo stare a contatto comunque con i bambini, perché credo che si impara molto da loro, nel senso che ti aiutano proprio a crescere anche come persona e a maturare. E poi è bellissimo stare con loro, giocare, divertirsi, ma anche devi imparare ad essere un'autorità, ad essere responsabile, perché comunque abbiamo tante responsabilità anche per preparare il lavoro prima per loro, per preparare tutti i giochi, le attività, i laboratori.
Ecco, quanto ti ci è voluto per preparare questo centro estivo? Parecchio tempo, diciamo che abbiamo lavorato un mese prima dell'inizio del Grest, lavorando qualche pomeriggio, ritrovandoci, e poi tutta la settimana prima dell'inizio appunto del Grest. Ecco Marco, perché sei qui? Perché la scelta di fare d'animatore? Perché mi attrae fare l'animatore, perché mi piace molto stare con i bambini e perché mi piace farli divertire. Sono, diciamo, responsabile dei giochi, quindi con gli animatori dei giochi abbiamo preparato 2 settimane prima i giochi che da fare per la settimana. Io e 5 animatori eravamo responsabili dei giochi. Poi la Francesca con altri animatori erano responsabili dei bans e dei balli. E poi uno o più animatori avevano dei laboratori. Che c'è? Che c'è? Che c'è? Avete sentito bene? Ce n'è, ce n'è, ce n'è! Di che colore sono? Gialle, gialle, gialle! Che c'è? Che c'è? Che c'è? Avete pettucce da vendere? Ce n'è, ce n'è, ce n'è! Di che colore sono? Chiami? Beatrice. Quanti anni hai? 12. Ecco Beatrice, perché hai scelto di venire qua al Grest? Perché ci sono gli animatori, perché ci si diverte, perché si fanno i bans. È il primo anno che vieni? No, è il quarto. E un giorno quando diventerai grande vorrei diventare anche tu un'animatrice? Sì. Assolutamente. Ascolta, che cosa ti piace fare durante la mattinata nei laboratori? Nei laboratori perché allora io faccio teatro. E prepariamo lo spettacolo Alice nel Paese delle Meraviglie. E tu che parte fai? Il gatto. Gabriele, perché sei venuto qui? Volevo passare in qualche modo diverso l'estate. Gabriele, che cosa fai tu durante la mattinata? Faccio cucina o mosaico. E perché cucina? Perché avevano cancellato il laboratorio su maglietta, allora ho dovuto scegliere qualcosa. Ti piace venire qui? Sì. Vorresti fare l'animatore? Se possibile. Oh, un tortellino che si muove un po' di qua, che si muove un po' di là. Tutto ben condito con un poco di sale, con un poco di aceto. Se lo vuoi mangiare, vieni qui a ballare. E sulle note di quest'ultimo Bans vi salutiamo. Da Pordenone, il Grest interparrocchiale di San Giorgio, San Marco, Beato Dorico, San Francesco. L'appuntamento coi Grest di Telechiara è come sempre da lunedì al venerdì alle 20:10. Ciao! Se vuoi, play with us.